Ragazzi, il nostro amico che parla è Battroce Gaming. In questo video sarà il nuovissimo sguardo allo shop del 29 marzo 2021. Regà, anche oggi, ormai stasera le devo chiamare shop o roba a caso, però vi faccio vedere cosa di carino è uscito finalmente, finalmente. Innanzitutto, prima dell'inizio del video, voglio, o comunque vi faccio vedere i vari item, voglio ringraziare Natsu che mi ha regalato Piedonando e qualcun altro di cui non ricordo il nome, sembra si chiamasse Dark Killer, una cosa del genere. Sì, Dark Killer 21 che mi ha regalato Rodeo Arcobaleno, che davvero grazie un botto perché mi ha agevolato un sacco questo video. Io direi di iniziare dalla parte meno interessante. Comunque sono uscite anche altra roba che non ve l'ho fatto vedere gli altri giorni, quindi in cassaforte non ha senso questo mutuo, però per qualche motivo mi piace. L'hanno comprato un sacco di problemi. No, e poi no, questa ve la consiglio un sacco. Il rimbalzello carino. All'inizio non mi piaceva questo molto. Mi ricordo che in Season 9 la compravano tutti. E a me io dicevo, perché sta merda? A me non piace. E invece alla fine, meno male, me la sono fatta piacere. Comunque è carina. Mi fa ridere perché lei dice che si sentono i cani che abbaiano in sottofondo. quindi andiamo avanti. Ascia spettrale. Questa non usciva da un pochino. Mi sa qualche mese. Fighissima, consigliatissima. Poi di season 1, no, di season 3, però, cioè, per il suo prezzo. E il Mira, che di solito mi piace sempre più la skin femminile, ma a me piace più Castor. Comunque, fighissima. 4 stile orci, lo shop è particolarmente bello, tutta roba conveniente. È tornato custom. Ora, io me lo volevo comprare, sta skin, perché non esce da 2 anni. Mi ricorda proprio il periodo in cui ho iniziato a giocare. Non esce da gennaio 2019. È ritornato perché gli hanno messo lo stile. Io spero che torni. Cioè, tipo tra qualche mese. Più che altro è quello la mia preoccupazione, che non torni tra qualche mese. Perché se torna me lo compro. Io adesso non me lo voglio comprare perché forse ho un po' esagerato su ultimi tempi. Comunque dico, secondo me è meglio evitarla perché non lo so, la skin è fighissima, però non mi piace neanche troppo, è troppo grosso, è troppo ingombrante. Non la userei spesso, più che altro. La vorrei avere e basta, come molte skin che ho. Bolle esplosive? Figa. Per 300 consigliatissima. Fatta bene. Rompi palloni, che anche questo è davvero consigliatissimo. Cioè, come si gonfia? Stasera mi ricordo quando l'ho vista per la prima volta in Season 10, ero rimasto tipo, no, vabbè. È davvero piccone fighissimo. Forse un giorno me lo compro, che è particolarmente bello. Però se non è affatto il mio stile. Stessa cosa per Bomba Bolla. I colori mi piacciono, ma il fatto delle caramelle e tutto non mi piace per niente. Secondo me questa, non so se dire che è meglio del bombarolo. Cioè, oggettivamente sì, per i miei gusti no. Backpack carino anche. Questo niente di che. È una bomba cartoonizzata, una bomba stilizzata. Boom bomba. Glifo infuocato invece non mi piace tanto. Se, per i vostri riti satanici questo è adattissimo. Bestia bruciante, porca Eva. Mi spacco le orecchie ogni volta che costo deltaplano. Vabbè, comunque non mi piace tanto. In sé per sé è carino, ma secondo me no, neanche è troppo esagerato 1500, però ve lo trovo ridicolo pagare 1500 per una roba che lo puoi avere pure col pack infuocato che è uscito in seconda. Cioè, non lo so, non mi sembra tantissimo. Poi fa un casino la Madonna. Ascia di fuoco invece è molto carino. Lame infuocate no, non ve lo consiglio. Malevolenza, skin che mi avete regalato voi, che stavo facendo? Skin che mi avete regalato voi stessi, quindi grazie un botto. Dominio, skin bella. Backpack, secondo me, non so neanche dire. All'inizio dicevo, mi piace più dominio per il backpack, ma malevolenza per la skin, sì, perché me le volevo prendere una breve, però alla fine mi hanno regalato malevolenza. Ma alla fine ho capito che mi piaceva più malevolenza. Non so neanche se sto backpack mi piace di più, perché mi ricordo che era uscito nel periodo che era uscito Battle Breakers, che dovevano regalare le skin, tipo che alla fine non l'hanno fatto. E quindi pensavo che questa era una delle robe gratis, sto piccolo aneddoto. E quindi ci sono affezionato. Però secondo me queste sono un po' più carine, proprio in generale. Adesso la novità del giorno. Il pack di Bulga, che è un pro player brasiliano, se non sbaglio, che ti dà starter, due skin con due stili, che mi volevo prendere da un sacco di tempo. Anche per questo oggi ci prenderemo sto pack. Backpack spazzaino, non mi piace tanto. Mi ricorda il secondo stile Yokai Watch 3, che è il mio franchise preferito, Yokai Watch, ma il 3 era davvero una merda. Comunque è carino, non so se mi ricorda che scarica. Ali magiche, bellissimo. Pilota che c'ho e Rodarco Baleno che mi hanno regalato oggi stesso, quindi davvero grazie un botto perché con voi potrò prendermi due item che mi interessano un sacco.
a un prezzo minimale. Quindi io direi di un par dell'altro tempo e acquistiamo il pacchetto. Proprio lezzo. Il nuovo stile non mi piace tantissimo. Preferisco di gran lunga quello originale. Comunque questa skin la userò probabilmente anche abbastanza spesso. Via, via. Ah, ma si è buggato. Vabbè. Si è buggato un botto. Mi fa vedere pure quello di Inquietanta. Starter. Spazzaino. Ali magiche, fighissimo. Stella del freestyle. No, vabbè, tutta sta roba di Inquietanta. Scatta 8 gente a caso. 3, 2, 1. Via. Devo dire so che ci vuole fegato. Comunque, raga, io direi che non c'ho nient'altro a dirvi con questo sguardo allo shop. Anzi, probabilmente. Anzi, cazzo dico che non c'ho nient'altro a dirvi. Vi voglio ringraziare perché siamo arrivati a 250 iscritti. Traguardo che stavo aspettando da un sacco di tempo, quindi grazie, grazie, grazie. E sti giorni, non so se riuscirò domani o comunque sti giorni, uscirà una sorta di speciale. Però era un video che comunque doveva già uscire, dove un botto di roba vi farò vedere. Quindi, per il momento io non ho nient'altro da dirvi e dovevo farvi vedere.